Sono passati oramai 5 anni dall'arrivo nei negozi di Nintendo Switch. È arrivato il momento per Nintendo di parlare chiaramente di nuova generazione. Ora non sappiamo che cosa sarà Switch Pro, se poi davvero arriverà nei negozi, anche se quelle voci di corridoio che ci hanno accompagnato in quest'estate, in questo inizio estate e in parte primavera, provenivano tutte da fonti piuttosto credibili. In primis Bloomberg, non testate che si inventano fake rumor soltanto per accalappiare click, non è da loro. Quindi in fondo dietro Switch Pro ci deve essere un po' di verità. Il problema è che Switch Pro potrebbe essere l'ultimo Switch prima di Switch 2, e proprio in vista di Switch 2 ecco questo video in cui cerchiamo di decidere insieme a voi quali sono i passaggi che Nintendo dovrà necessariamente rispettare per non deluderci. Entriamo nel dettaglio. Primo punto verso il quale Nintendo non può più permettersi di deludere, e naturalmente non può che essere il servizio online di Nintendo Switch. Quello che abbiamo avuto tra le mani in questo quinquennio era inaccettabile al lancio, è inaccettabile oggi e lo sarà ancor di più domani quando arriverà Switch 2. L'utilizzo di app mobile non è del tutto scemo. Diciamo che nel tempo ci siamo abituati ad utilizzare un device diverso da quello che poi utilizziamo per giocare. Anche su console, spesso e volentieri, per giocare online non si utilizza la party chat come abbiamo fatto dai tempi di PlayStation 3 e Xbox 360, ma si preferisce Discord, utilizzato proprio su smartphone. Quindi da questo punto di vista, paradossalmente, Nintendo ci ha anche visto lungo, però deve logicamente strutturare tutto molto molto meglio, soprattutto se vuole giustificare il prezzo che attualmente paghiamo per giocare online su Switch, che è molto basso, ma è anche vero che l'offerta è altrettanto bassa. Sì, c'è la Virtual Console, ma è un contentino che tra l'altro vorremmo vedere espanso in futuro, magari con l'arrivo del catalogo Nintendo 64. Al secondo posto mettiamo quello che possiamo catalogare come un sogno, ma anche questo con delle fondamenta, perché Nintendo è l'unica dei tre che producono hardware da gioco ad aver adottato una tecnologia Nvidia per i suoi chip grafici. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire avere accesso in futuro su uno Switch 2 a una meraviglia come le DLSS, che è questa tecnologia che si avvale di chipset integrati che lavorano con il machine learning per upscalare l'immagine in modo da avere delle performance straordinarie senza per questo rinunciare ad un'altissima risoluzione. Pensate che meraviglia può accadere se la stessa tecnologia che viene oggi utilizzata solamente su PC venga scalata per funzionare ancora più efficacemente sul piccolo schermo di una console portatile, ma non solo. Quindi a Nvidia non puoi fare a meno delle DLSS per il tuo Switch 2, Nintendo. Ragazzi, a Switch è andata bene. Perché Nintendo è riuscita a tirar fuori così tanti giochi per questa console? Perché ha potuto attingere al catalogo di Wii U, una console che è stata un enorme fallimento, che praticamente è finita nelle case di tre giocatori in croce. Lo so, è un'iperbole, però questo ha permesso a tanti giochi rimasti sconosciuti alla maggior parte dei giocatori arrivare su Switch come delle novità assolute. E Wonderful 101, Mario Kart 8 anche, no? Che ha avuto successo su Wii U, ma su Switch è diventato un vero e proprio fenomeno di vendite. Insomma, questa volta ti andrà bene Nintendo, ma con Switch 2 dove li troverai questi giochi? Se il catalogo Wii U già lo hai riciclato giustamente su Switch, e questo è un grandissimo problema, un problema che potrebbe limitare il successo e l'appeal di questa nuova e inevitabile console. Logicamente, insieme allo Switch 2 deve arrivare anche uno schermo migliore, perché lo schermo di Switch è molto resistente, non è grafico come abbiamo visto, ma è molto resistente. Il problema è che
non è soltanto un limite di risoluzione, è il un problema di riflessi, un problema di fatica agli occhi. È vero, inizio ad avere un'età, sono d'accordo con voi, Francesco sei vecchio, parla per te, però come mai io posso lavorare ore e ore davanti al mio cellulare che è molto più piccolo, davanti a un iPad che... insomma, come grandezze siamo lì, e non soffrire di nessun tipo di affaticamento. Tra l'altro le mie diottrie sono proprio le stesse di quando avevo 12 anni, e invece su Nintendo quando devo giocare a un gioco con delle scritte o comunque giochi in cui devo prestare moltissima attenzione, dopo un'ora comincia a vederci doppio, c'è un motivo, e il motivo è da ricercare proprio nella qualità dello schermo e della protezione che lo avvolge. Qualità della costruzione, questo è un punto fondamentale. Io adoro Switch per come è stato concepito, trovo che l'idea di una console ibrida sia a dir poco geniale, e adoro anche i Joy-Con, questi affarini che si sfilano, che oltretutto se cade la console danno il giusto peso per sacrificarsi senza danneggiare lo schermo, la possibilità di poterli utilizzare singolarmente per delle sfide multiplayer volanti, trovo che tutto sia geniale. Il problema è che costano troppo, hanno troppi problemi, tra cui il drifting, e soprattutto appena si allontanano di un metro in più dalla console non funzionano più, e questo è scandaloso, come è scandaloso il wifi all'interno della console stessa, che veramente è uno dei peggiori in circolazione. Quindi serve un wifi migliore, una costruzione dei Joy-Con migliori e magari anche una nuova soluzione per quel che riguarda il dock dentro al quale si può mettere la console per sparare il segnale video al televisore, per ricaricare la console e i pad. Perché il dock è un'idea essenziale per il funzionamento di Switch, ma costa troppo ed è in fondo un pezzo di plastica che non dà nulla di più che potrebbe dare un semplice cavo HDMI. Insomma, questo è quanto. Se avete qualche idea da proporre a Nintendo potete scrivercele qua sotto nei commenti e continuate a seguire Multiplayer.it attraverso tutti i suoi canali, sito web, YouTube e Twitch. Alla prossima!